Ehi, se questo è uno scherzo, non è... Oh, mio Dio! Hai scritto tu questa lettera? Non era firmata, quindi non avevo idea di chi potesse... Oh, mio Dio, oh no! È adorabile! E non avevo idea che tu, scrivessi in questo modo. Mi ha davvero colpito, dopo tutte le orrende cose che ho fatto. Non merito assolutamente di essere perdonata. Né tantomeno, questo. Ed anche in modo così appassionato, insomma, c'era una lettera d'amore. Sai cosa? Va bene, lo farò. È il minimo che posso fare per farmi perdonare. Yeah, andiamo ad un appuntamento. No. No. Scusa, mi sto ancora cambiando. Come sto? Il mio amico mi ha aiutato a scegliere il vestito. Lui ha un gran gusto nel... comunque, facciamo questa cosa. Ehi, aspetta. In effetti, non si può ancora iniziare l'appuntamento. Stop. Devo prima darti oggetti per maxare la statistica affetto. Aumenterà le probabilità di successo dell'appuntamento. Giusto? Comunque, non preoccuparti, sono preparato. Ho continuato ad accumulare regali in anticipo per un appuntamento così. Per primo ho del detergente per armature. Magari tu non lo usi, ma ho anche portato della crema idrorepellente per le tue squame. Le tue squame. Beh, che ne dici di questo kit di riparazione per lance magiche che... ehi, chi se ne importa degli oggetti? Iniziamo questo appuntamento e basta. Yeah, facciamo questo appuntamento. Beh, insomma. Ti piacciono gli anime? Figa, un botto! Ehi, anche a me. Grazie, Co, per la resub. Ovviamente anche questo mese la sub la do a te, grazie mille, bro. Andiamo da qualche parte. Ma quale può essere un buon posto dove andare per un appuntamento? Ho un'idea. Andiamo alla discarica. Eccoci. Qui è dove Undyne ed io andiamo tutte le volte. Troviamo tutti i tipi di cose fantastiche qui. E lei è davvero... Oh no. Sta arrivando veramente lei. Non posso proprio farmi vedere da lei mentre sto uscendo con te. Perché? Perché, vedi? Oh no, eccola che arriva. Ehi, eccoti qua. Io, ho pensato che quella lettera, se fossi tu a consegnarla, potrebbe essere una cattiva idea. Quindi lo farò io, dalla me. Non ce l'hai? Perlomeno lei l'ha vista? Certo. Sì? Quindi è da qualche parte qui vicino? Grazie, continuo a cercare. Oddio. Beh, penso sia ovvio, eh. Lei mi piace davvero tanto. Voglio dire, più di quanto mi piacciono le altre persone. Mi dispiace. Pensavo solo che, vedi, sarebbe stato divertente fare tipo una cosa carina, nel senso di una finta uscita con te. Per farti sentire meglio? Suona persino peggio se la metto così. Mi dispiace, ho ancora fatto danni. Undyne è la persona con cui... vorrei davvero uscire, ma voglio dire, è troppo fuori dalla mia portata. Non che tu non sia piacente. Ma Undyne è così fiduciosa, è forte, è simpatica. Ed io non sono niente. Nient'altro che una menzogna. Sono la scienziata reale, ma tutto quello che ho sempre fatto è stato far del male agli altri. Le ho raccontato così tante bugie al punto che lei pensa che io sia un sacco migliore di quello che sono. Se mi si avvicina, lei scoprirà la verità su di me. Cosa dovrei fare? Dire la verità. La verità?
La verità è importante, lo sai. Non è meglio così? Vivere una bugia dove entrambe le persone sono felici? O una verità in cui nessuna delle due lo è? Dicono, sii te stesso, ma non mi piace per niente chi sono davvero. Preferisco essere chiunque faccia piacere agli altri. Sì. No, hai ragione. Ogni giorno ho paura di tutto ciò che accadrebbe se scoprissero la verità da soli. Soffriranno tutti a causa mia. Ma come potrei dire ad Undyne la verità? Non ne ho il coraggio. Sbaglierò tutto. Come potrei provare a farlo? Proviamo una simulazione. Una simulazione? In effetti sembra divertente. Ok, chi di noi farà Undyne? Io? Credo, cioè, nel senso... Sì. Faccio io. Giusto, per forza. Ciao Undyne, come stai oggi? Bene, sei carina. Grazie. Me lo dici spesso, ma io non so mai che rispondere. Ma so che tu, Undyne, lo dici platonicamente, da amica. Cioè, dunque, vorrei parlarti di una cosa. Quindi, lei ti bacia. Cosa? Undyne non farebbe mai... Ricambio il bacio dolcemente. La guardo gentilmente nei suoi bellissimi occhi. Inizio a gridare. Undyne, ti amo! Dammi 1000 baci, poi 100, altri 1000. Qua. Che cosa hai appena detto? Undyne, io stavo solo... Ehi, wow, aspetta un momento. Cioè, il tuo vestito è proprio carino. Per quale occasione sarebbe? Aspetta, un attimo. Ma voi due... State uscendo insieme? Sì. Cioè, no. Nel senso, lo stavamo facendo, ma... Cioè, in realtà noi stavamo facendo una simulazione romantica di te. Cosa? Intendo dire che... Undyne, io ti ho sempre mentito. Come? Riguardo cosa? Beh, su. Tutto. Ho detto che le alghe sono tipo scientificamente gelato. Libri, storie umane, leggo sempre, sono ogni tanto che stupidi fumetti manga. E documentari storici? Quelli? Quali sono? Degli anime. Non sono reali. E la volta che ti ho detto al telefono che ero straoccupato col lavoro, io stavo solo mangiando del gelato mentre ero in pigiama. E quella volta che... Alphys, hai rotto il cazzo. Volevo solo fare colpo su di te. Volevo solo che tu pensassi che io ero una tipa intelligente e ok. Che non ero una nerd sfigata. Alphys, Undyne, io penso davvero che tu sia carina. Mentre la carezza. Ok. Alphys. Shh. Shh. What the fuck? Alphys, penso anche io che tu non sia male. Ma devi capire... La maggior parte delle cose che hai detto non hanno importanza per me. Non mi importa se guardi cartoni per bambini o leggi libri di storia. Per me tutte quelle cose sono robe da secchioni. Quello che mi piace di te è che sei passionale, analitica. Non importa di cosa si tratti, tu ci tieni. Al 100% e a tutta forza. Quindi non hai bisogno di mentirmi. Non voglio che tu menta mai più a nessuno, Alphys. Voglio aiutarti ad essere felice con te stessa. E so già che allenamento ti serve per farlo. Undyne, tu allenerai me? Cosa? Io? No, lo farò fare a Papyrus. Ok, salve. Tempo di scuotere le ossa. È ora di fare 100 giri gridando quanto siamo fighi. Pronta? Sto per far partire il tempo. Undyne, farò del mio meglio. Oh mio Dio. Stavo scherzando, vero? Quei cartoni, quei fumetti sono comunque reali, giusto? Gli anime sono reali, vero? Oh no, e io che gli dico? No, raga, questa domanda non so cosa rispondere. Mi spiace, ma
No? No. Posso sentire il mio cuore frantumarsi. No, posso farmene una ragione. Debbo essere forte. Per Alphys, grazie, umano, per avermi detto la verità. Farò del mio meglio per vivere in questo mondo. Ci vediamo. Dove sto, ma? Ah, la discarica dove c'era il fantasmino. Quello a cui avevo ammazzato il cugino, dicevo. Wow, sono determinatissimo in questa discarica, raga. Magari lo rincontriamo. Computer malconcio, l'interno è vuoto. Prendi una barretta spaziale? Sì. Grazie. È la custodia del DVD di un anime. Dei disperati segni di artigli ricoprono i bordi. Era di Alphys. Trin? Ehi là! Che bello sentire una cara persona che si fida di me. Sono Papyrus, il tuo grande amico. Alphys ed io abbiamo finito presto l'allenamento. Molto presto. Quindi l'ho fatto andare a casa. Molto a casa. Adesso sento con decisione e senza un motivo apparente che anche tu dovresti andare laggiù, al suo laboratorio, casa. Ho soltanto ottimi presentimenti al riguardo. Ciao ciao. Ma allora, adesso voglio farvi una critica, ragazzi, in chat. Mi state scrivendo tutti, ritorna ad Alphys. Fino a un minuto fa poteva essere finita qui per me. Però, cioè, ti chiamano, ti dicono, lo sai che Alphys è a casa sua? Nel laboratorio? Proprio lì? E che probabilmente è importante il fatto che sia lì? E che ci devi andare? Raga, non ho bisogno che me lo dite voi. Vi rendete conto che proprio te lo spiattellano in faccia? Non c'è bisogno della guida per ogni cosa. Anzi, è abbastanza evidente quello che dobbiamo fare. Ti sarei andato a prescindere dopo che mi ha detto questa cosa. Esci di più il ciuffo rosso. Luis, hai ragione, però... Il ciuffo rosso non c'è più. È tipo... Ora sono biondo, perché non posso andare dalla parrucchiera per la quarantena. Quindi è così. Però adesso tolgo un po' il cappello, dai. In tutto ciò... Il cibo d'astronauta, quanto mi ridà? Cura 21 PS. Ok, ma ce lo teniamo tranquillamente allora. Bene, torniamo a Roventerra. Perché ho pensato di tingermelo io il ciuffo, perché comunque una volta a settimana esco di casa perché devo fare la spesa. E volevo prendermi, insomma, la tinta. Però, cioè, non è la stessa cosa, quindi mi sa che aspetto e basta. Ci sta abbandonando. Ora sono biondo, ragazzi. Ciuffettino biondo. Si è perso tutto il colore, quasi tutto. È passato un botto di tempo, Spero proprio che lei tornerà. Tralala. Prima o poi tornerà. Alphys, sto arrivando. Ma li troviamo che si fanno le coccole a letto. È una nota di Alphys. La leggi? È difficile da capire per via della scrittura, ma fai del tuo meglio. Ehi, grazie per il vostro aiuto prima, ragazzi. Il vostro supporto significa tanto per me, ma anche se è duro da dire, sono solo la vostra presenza non può far magicamente svanire i miei problemi. Voglio essere una persona migliore. Non voglio più avere paura e per farlo devo riuscire ad affrontare i miei errori. Ho intenzione di iniziare a farlo da subito. Voglio essere chiara. Questo è un problema mio e mio soltanto. Ma se non sentirete mai più parlare di me, se volete sapere la verità, entrate nella porta nord di questa nota. Almeno voi dovete conoscere ciò che ho fatto. È tutto ciò che ho scritto. Che si è aperta mentre passavo, quindi era abbastanza evidente. Ragazzi, ma sto gioco... pericolo, pericolo. Intenzione dell'ascensore in calo.
Stabilità delle connessioni elettromagnetiche in calo. Perdita di quota. Questo gioco è infinito, ragazzi. Cioè, non pensavo che durasse ancora così tanto dopo la boss fight. Un laboratorio segreto. Ma è super creepy. Annotazione numero 1. Ci siamo. È il momento di svolgere ciò che il re mi ha detto di fare. Creerò il potere che ci libererà tutti. Yes! Scatenerò il potere dell'anima. Annotazione numero 2. La barriera è sigillata dal potere dell'anima. Sfortunatamente, questo potere non può essere ricreato in maniera artificiale. Il potere dell'anima si può solo ricavare da chi un tempo era vivente. Così, per crearne di più, dovremo utilizzare ciò che abbiamo adesso. Le anime dei mostri. Ma come? Ma estrarre un'anima da un mostro vivente richiederebbe un'incredibile potenza, ed oltre a non essere pratico, distruggerebbe immediatamente il proprietario dell'anima. A differenza delle anime umane che persistono, le anime della maggior parte dei mostri scompaiono subito dopo la loro morte. Se solo io riuscissi a far persistere l'anima di un mostro. Ce l'ho fatta. Usando i progetti, l'ho estratto. Dalle anime umane. Ritengo che questo sia ciò che dia alle loro anime la forza di persistere dopo la morte. La volontà di continuare a vivere. La fermezza di cambiare fatto. Determinazione. Questo potere sarà da me denominato Determinazione. Yes, yes. Andiamo a vedere. Forse il segreto di Alphys può portarci alla conclusione pacifica. C'è un foglio a terra. Non riesce a leggerlo completamente. Ascensore, perdita di alimentazione. Entra nella porta centrale. È tutto quello che riesce a leggere. Stanza del generatore. Quindi questo sarà l'ascensore chiuso. Tipo, di qua cosa c'è? Ci andiamo dopo. Le patatine vendono, però sono pieno. Ah, però adesso non ci posso entrare. È chiaro. Allora andiamo prima di qua. Vediamo. Asgore ha chiesto a quelli fuori città di procurargli i mostri che si stanno spegnendo. Cioè chi sta morendo, quindi i loro corpi sono arrivati oggi, sono ancora in coma e presto tutti loro diventeranno polvere. Ma che succederebbe se io iniettassi in loro la determinazione? Se le loro anime persistessero dopo la loro morte, allora la libertà potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo. Vado un attimino. Scusate il cibo spazzatura nella cassa, perché ho preso la barrettina di del cibo d'astronauta. Le cose non vanno bene. Nessun corpo è diventato polvere, quindi io non posso ricavare le anime. Ho detto alle famiglie che avrei ridato loro la polvere per i funerali. La gente inizia a chiedermi che sta succedendo. Cosa posso fare? Scusa, se questa era la 9. Mi sono perso. Che era la 6. C'è un foglio a terra. Non riesce a leggerlo. Va bene. Caduto. Scarico. È tutto quello che riesce a leggere. Sembra un meccanismo. Al centro c'è un foro di colore rosso. Devo trovare qualcosa da inserire. Caduto nello scarico. I rubinetti. Fa fatica. E straborda. C'è un fantasma. What? Si è avvicinato. Chi sono le anime dei mostri? Aspetta. Uso il cell. Cosa posso fare? Riesci a sentire delle voci da ricevitore. Vieni a divertirti. Non è venuto nessuno.
Nemo testa. Osserva, unisciti. Che vuol dire unisciti? Lorem ipsum docet. Allora non muoverti, unisciti a noi. Cioè, vogliono che io muoia, tipo? Devo farmi ittare, forse? No. Ma non è venuto nessuno. Cosa devo fare? È una vera riunione. Devo capire in che modo affrontarli senza fargli male. Osserva. È una vera riunione. Vabbè, ma anch'io mi faccio accettare così da stupido. L'ultimo è tipo... No, sono tutti glitchati. Cazzo, ho sbagliato. Ho cliccato di nuovo lì. Che inutile. Non ho capito cosa devo fare. Non stanno facendo niente. Provo a fare il rifiuta, effettivamente. Alla prossima. Ma che cazzo? Sembra che non si stiano... Si stia più curando di te. Ok. Forse era molto più facile di quello che credessi. Comunque ho trovato la sfera rossa. Potrei aver perso tempo. Clic, la chiave rossa si incassa perfettamente. Il meccanismo rosso è stato attivato. Andiamo. Sì, mi sa che ho perso del tempo. Adesso ci ricarichiamo gli HP. Ah, però ne servono 4 apparentemente. Ma posso andare di qui. Devo trovare altri meccanismi. Numero 12. Non succede niente, non ho idea di che fare. Continuerò semplicemente ad iniettare a tutti la determinazione. Voglio che funzioni. 13. Uno dei corpi ha aperto gli occhi. La ciotola per cani vuota. Ci sono dei letti. Molti letti. Altro salvataggio. Tutti coloro che si stavano spegnendo si sono risvegliati. Tutti loro camminano e parlano come se non fosse successo nulla. Pensavo fossero spacciati. Orologio rotto. Andiamo prima di qua. Numero 7. Ci servirà un ricettacolo per contenere le anime dei mostri, quando sarà il momento. Dopotutto, un mostro non può assorbire le anime di altri mostri. Così come un umano non può assorbire un'anima umana. Ma quindi, che accadrebbe con qualcosa che non sia umano o mostro? Il fiore giallo! Fiori gialli! Flowey è cattivo perché hanno fatto esperimenti su di lui? Gli esperimenti sul ricettacolo sono un fallimento. Non sembra differire nulla dagli altri casi in esame. Chi se ne frega, in ogni caso lavorarci su non è altro che una rottura. I semi ti si attaccano addosso, sono difficili da togliere. What? Un altro fantasma. Posso risparmiarlo. Osserva, mistifica. Canticchia, prega. Cosa devo fare? Boh, canticchia. Nessuno ti ha mai... Nessuno ti ha sentito. Dai un'occhiata. Cosa c'è scritto? Non ho capito. Cos'è sta roba? Pulisci. Era sporco di insetti. Ti lavi le mani e non è successo niente, no.
Credo che fosse questo che intendesse fare. Che desiderasse questo mostro. Prega. Cosa devo fare? Prega, proviamo. Ti inginocchi e preghi. Si mette una mano sulla coscienza. Ma che cosa inquietante. Ma cosa vuol dire? C'è odore di... Pulisci. No. C'è la puzza e mi dovevo pulire? Non so. Che cazzo devo fare, ragazzi? Prego ancora? Si è già messo una mano sulla coscienza, eh? Non so cosa devo fare! Allora, mistifica, canticchia. Mistifica, proviamo mistifica. Capisce che ha ancora molto da imparare da questo mondo. Canticchia. Nessuno ti ha sentito, niente, non mi interessa lo stesso. Ma deridi. Sì, proviamo con la pietà. Ma non è gialla, quindi non posso concludere il combattimento. Fuggi non c'è. È tipo una boss fight, quindi. Tanto devo stare attento, che tra poco ci crepo anche. Forse adesso devo fare... Pulisci? Proviamo a fare dei ridi. Sembra che stia ricordando qualcosa. Finalmente qualcuno capisce. Crac crac, coraggio. Sono molto confuso da quello che vedo. Si è calmato. Ok. Ah, ok, perfetto. Hai vinto. C'è un foglio a terra. Non riesce a leggerlo, ok. Freddo. È tutto quello che riesce a leggere. Provo a tornare un attimo indietro. Magari ci sia qualcosa nascosto nei letti? Freddo, non ha le coperte. Per questo è freddo. Sembra un letto comodo. Ti sdrai? Sì. C'è la pallina blu. Non c'è niente, davvero? Ah, devo aspettare. Ma che cosa inquietante! Aspetta, è una mano o è qualcos'altro? Perché sta un po' in basso. Che? Ah! Pensavo che mi volesse far del male. Posso andarmene? E ho capito, quindi? Provo a rifarlo, vediamo. Se cambia qualcosa. Forse se scendo mentre lo fa. Ah, cazzo.
Non lo so. Non so cosa devo fare. Questo è stato rimboccato. La chiave gialla però. Ok, proseguiamo allora. Ah, ho capito. Fico, fico. Iniziamo da sinistra. Sembra che questa ricerca sia un punto morto, ma almeno abbiamo avuto una conclusione felice. Ha restituito le anime ad Asgore, riportato il ricettacolo al suo giardino. Ho anche chiamato tutte le famiglie, dicendo loro che sono tutti vivi. Domani li rimanderò tutti a casa. Sì, sono sicuro che abbia creato lei il flow a questo punto. No, 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 no! Ok. Andiamo prima di qua. No, andiamo prima di qua. No, vabbè, ragazzi, ma cioè... La prendi e l'attacchi al tuo portachiave. Ma che cazzo sto vedendo?